Arresti per droga a Mazara e Marsala. Tagli alle poltrone di consiglieri ed assessori comunali. Mazara presa di posizione del sindaco Cristaldi sulla raccolta dei rifiuti. Presentata alla Capitaneria di Porto di Mazara l'operazione Mare Sicuro 2015. Mazara si prepara alla festa religiosa della Madonna del Paradiso. La rubrica Libri con le novità dell'ultima settimana. Buon pomeriggio dal TG8 Informazioni, apriamo il nostro notiziario con la cronaca. Nei giorni scorsi una donna di 81 anni è stata scippata nei pressi della piazza Cristo Re a Mazara del Vallo. Il malvivente a bordo di uno scooter si è affiancato alla donna e le ha strappato la borsa contenenti pochi spiccioli ed alcuni effetti personali. L'episodio è avvenuto di buon mattino, a soccorrere l'anziana signora sono stati alcuni passanti che l'hanno vista in difficoltà. La vittima fortunatamente non ha riportato gravi ferite. A Mazara continua la lotta allo spaccio delle sostanze stupefacenti. Proprio nella giornata di ieri gli agenti del locale commissariato hanno tratto in arresto un giovane pregiudicato castelvetranese. La cronaca è di Salvatore Giacalone. Prosegue la massiccia campagna di contrasto al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti da tempo intrapresa dal commissariato nei principali quartieri del centro storico di Mazara del Vallo. Ieri notte personale della squadra volante in via Madonna del Paradiso ha notato un'autovettura con a bordo due giovani che destavano sospetto. Sulla scorta dei precedenti penali annoverati da uno dei due e del contegno negli stessi, poliziotti hanno proceduto ad eseguire una perquisizione personale estesa anche all'autovettura. All'interno dell'abitacolo sono stati trovati circa 90 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish, idonei a confezionare altrettante dosi da destinare evidentemente allo spaccio. La ricostruzione della vicenda ha permesso di chiarire che tanto la sostanza stupefacente quanto il denaro e la collanina erano nel possesso di solo uno dei due soggetti, Giovanni Lo Monaco, cittadino di Castelvetrano di 27 anni, con svariati pregiudizi di polizia, che conseguentemente è stato arrestato poiché ritenuto nella flagranza del reato di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente. Durante la redazione dei relativi atti di polizia giudiziaria, peraltro, il soggetto ha rivolto agli operatori grave minacce. Lo stesso è stato pertanto denunciato anche per i reati di minaccia a pubblico ufficiale e ricettazione. In ultimo gli è stata contestata una contravvenzione per mancata copertura finanziaria del veicolo, con conseguente fermo amministrativo dell'autovettura. Il soggetto, completata la redazione dei relativi atti di polizia giudiziaria, è stato posto in regime di arresti domiciliari in attesa della convalida dell'arresto e del giudizio direttissimo. Ma il contrasto allo spaccio di stupefacenti prosegue alacremente anche a Marsala per mano della locale compagnia Carabinieri. Il servizio. I carabinieri dell'aliquota operativa della compagnia di Marsala, diretta dal tenente Federico Minicucci, al termine di una perquisizione domiciliare eseguita presso l'abitazione di Gisella Angileri, 29enne marsalese, già sottoposta agli arresti domiciliari, hanno rilevato la presenza di altri pregiudicati e di vari soggetti noti per essere assuntori abituali. Sulla scorta di questi elementi, pertanto, il Tribunale di Sorveglianza di Palermo ha sospeso il beneficio della detenzione domiciliare di cui la stessa fruiva, emettendo un ordine di carcerazione immediato, in esecuzione del quale è stata tratta in arresto. Al termine delle incombenze di rito, l'Angileri è stata tradotta presso la casa circondariale di Trapani San Giuliano, dove sconterà il periodo restante della pena cui è stata condannata per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Altro fatto, nell'ambito delle medesime attività, inoltre i militari delle gazzelle dei carabinieri sotto la guida del maresciallo Antonio Pipitone hanno tratto in arresto per il reato di evasione Giampiero Purello, 32enne marsalese detenuto domiciliare. I carabinieri dell'aliquota radiomobile, infatti, insospettiti da un continuo via vai di diversi soggetti noti quali assuntori tra la via Messina e Orlando e Corso Gramsci, hanno effettuato diversi giri in quella zona e lo hanno individuato mentre stava facendo ritorno a casa, fermato all'interno della sua abitazione dopo aver tentato di sfuggire ai militari.
Purello è stato dichiarato in arresto e tradotto presso la casa circondariale di Trapani per poter scontare il resto della condanna a suo carico. Poche ore di rame rubati, ma tanti disagi e diverse ore di lavoro alla fine di risolvere i danni causati dall'ennesimo furto dei cavi che portavano l'alimentazione del quadro elettrico alle pompe di sollevamento all'interno del sito in contrada Belvedere di Castelvetrano, in cui si trova la stazione di sollevamento delle acque reflue. Dopo diverse ore di lavoro, già nella giornata di ieri, sono state riattivate le pompe di sollevamento ed è stato rifatto l'impianto elettrico. A breve si procederà con ulteriori bonifiche di pulizia. Guai per l'ex direttore del carcere di Marsala. Dopo essere andato a pranzo con l'auto di servizio, ora dovrà rispondere di peculato dinanzi al tribunale lillibetano. Il servizio. Peculato d'uso è il reato per il quale l'ex direttore del carcere di Marsala, Nicolò Raimondo, è attualmente sotto processo in tribunale, presidente del collegio il giudice Sergio Gulotta. Secondo l'accusa, Raimondo, il 19 marzo del 2009, insieme ad altre due persone, cioè l'ex comandante delle guardie della casa circondariale marsalese Giuseppe Bellomo e l'ispettore della polizia penitenziaria Leonardo Giacalone, accusati di peculato e truffa allo Stato, ipotesi di assenteismo a voi assolti, sarebbe andato ad un pranzo in un ristorante a 11 km dal centro cittadino con l'auto in dotazione alla polizia penitenziaria. Dimostreremo che si tratta di un pranzo di lavoro, dice l'avvocato Maurizio D'Amico, difensore di Raimondo, insieme all'avvocato Stefano Pellegrino, e che quindi non sussiste il reato contestato. Nell'ultima udienza del processo ha testimoniato l'ispettore della polizia penitenziaria Leonardo Giacalone, che ha dichiarato di ricordare che quel giorno era previsto un pranzo istituzionale e che avrebbe dovuto partecipare anche l'allora dirigente del commissariato di polizia di Marsala, Giampaolo Cassandra, che però al ristorante non si presentò. Già ascoltato dai giudici in una precedente udienza, Cassandra ha detto di ricordare quell'invito, ma non se fosse connesso ai fini istituzionali. Prossima udienza è il 21 settembre. A condurre l'indagine, coordinata dal procuratore Alberto Di Pisa, è stata la sezione di polizia giudiziaria della Guardia di Finanza presso la Procura. Passiamo alla pagina politica. Dopo diversi rinvii dall'Assemblea regionale siciliana è arrivato il via libera al taglio di 1000 poltrone fra consiglieri ed assessori comunali. Tutti i particolari nel servizio. Scure sui comuni siciliani. Dalle prossime elezioni salteranno oltre 1000 tra consiglieri e assessori. È l'effetto del primo articolo della legge che taglia compensi e numero di amministratori locali, equiparando l'isola al resto d'Italia. Al termine di un lungo pomeriggio di dibattito, l'Assemblea regionale ieri è riuscita ad approvare il primo degli 8 articoli che puntano a ridisegnare la mappa delle amministrazioni locali siciliane. Una norma frenata nei mesi scorsi dalle resistenze di un fronte trasversale di deputati, ma che a regime consentirà un risparmio di 48 milioni di euro. Ieri la discussione è andata avanti a rilento, spinta da un accordo tra Partito Democratico e Forza Italia in Commissione Affari Istituzionali, guidata da Antonello Cracolici. Così l'impianto della riforma ha superato anche il tentativo dell'opposizione di affossarla col voto segreto, così come era successo per la riforma delle province. Non è possibile che il clima dell'antipolitica condizioni le scelte della gente e la rappresentatività, ha detto il deputato del Partito dei Siciliani Toti Lombardo, trovando poco sostegno in aula. Col voto segreto è stata invece battuta la maggioranza su un emendamento che ha ampliato la platea dei consiglieri da tagliare. La decurtazione sarà del 20%, sia per i piccoli comuni sia per quelli con più di 50.000 abitanti, per i quali nel testo originario era previsto un taglio del 10%. Si tratta dei 9 capoluoghi e di altre città come Gela, Marsala, Mazara, Vittoria, Bagheria, Modica e Acireale. È stata eliminata una grande ingiustizia, dice Nello Musumeci, primo firmatario della proposta. Credo sia stato doveroso evitare disparità, aggiunge Mimmo Fazio.
Il sindaco Alberto Di Girolamo si è insediato al comune di Marsala. Dopo la proclamazione ufficiale, ieri il primo cittadino è salito a Palazzo Municipale per il passaggio di consegne da parte del commissario straordinario Giovanni Bologna. Subito dopo il giuramento degli assessori nominati dal sindaco: Anna Maria Angileri, Lucia Cerniglia, Clara Ruggeri, Agostino Licari, Enzo Sturiano e Salvatore Accardi. Dopo le foto di rito, la prima conferenza stampa del sindaco Di Girolamo, che ha risposto alle domande dei cronisti. Una storia tanto ridicola quanto drammatica. L'ha definita così il sindaco di Mazara del Vallo, Nicola Cristaldi, la vicenda della raccolta dei rifiuti in città. Sentiamo. Questa storia della raccolta dei rifiuti è tanto ridicola quanto drammatica. Lo afferma in una nota il sindaco di Mazara, Nicola Cristaldi, che aggiunge: le città sono colme di rifiuti e costrette ad adottare provvedimenti sostitutivi del servizio del lato Belice, che si occupa di politica e di azioni sindacali e sempre meno della raccolta della spazzatura. Ci auguriamo che sia vera la fine della gestione commissariale e che il servizio possa quindi essere svolto dai comuni. Costi esorbitanti e risultati scadenti, sembra lo slogan di questa gestione che sta provocando disastri di ogni genere, continua sempre Cristaldi. Mi chiedo come sia possibile che si perda tempo a sollevare questioni sulla compatibilità tra la carica di sindaco e quella di presidente della SRR, quando ancora la società non è entrata di fatto in attività, e ben sapendo che nel caso che un giudice lo stabilisca basterà metterci un'altra persona scelta dall'assemblea dei soci, della quale Mazara del Vallo e Castelvetrano detengono la maggioranza. Poi il sindaco osserva: l'attuale gestione commissariale si muove come un soggetto politico e non come un tecnico amministrativo per accelerare il passaggio del servizio ai comuni tramite le SRR. Come società per la regolamentazione dei rifiuti abbiamo adottato, aggiunge Cristaldi, tutti gli atti necessari per far entrare in funzione il servizio gestito direttamente dai comuni e attendiamo le conseguenti autorizzazioni regionali. Nel frattempo la gestione commissariale tolga i rifiuti dalle strade o saremo costretti a farlo noi in via sostitutiva. E la si smetta anche con questa tiritera che i comuni non pagano. Il comune di Mazara del Vallo, ribadisce il sindaco, paga regolarmente quanto dovuto e non è colpa nostra se le somme vengono pignorate dai creditori per la gran mole di debiti che questa macchinetta mangia soldi ha prodotto, quando a gestirla era proprio l'equipe che dalla regione veniva definita virtuosa. E abbiamo visto i risultati. Adesso basta, è una vergogna, frutto di dilettantismo e di incapacità di affrontare il problema con serietà e con il rispetto che si deve a ogni sindaco. L'Assessorato regionale Infrastrutture e Mobilità della Regione Sicilia ha finanziato 4 progetti presentati e redatti dall'Ufficio Tecnico dell'Istituto Autonomo Case Popolari di Trapani circa il ripristino di altrettanti impianti di ascensore nei comuni di Alcamo e Trapani. Complessivamente la somma stanziata a favore degli ACP di Trapani per l'esecuzione delle opere ammonta a 66.283 euro. Pubblicato dal Comune di Mazara l'avviso per il servizio di assistenza domiciliare agli anziani. Scopriamo meglio di cosa si tratta in questo servizio. Esaurite le graduatorie per il servizio di assistenza domiciliare agli anziani per la prima annualità nell'ambito del progetto Non più soli, per il quale il Comune di Mazara del Vallo, quale comune capofila del distretto sociosanitario 53, ha ottenuto un finanziamento nel contesto del piano di zona 2010-2012. Gli interessati ad usufruire del servizio per la seconda e terza annualità possono presentare apposita richiesta compilando il modulo scaricabile sul portale istituzionale all'indirizzo www.comune.mazzaradelvallo.tp.it nella sezione Bandi e avvisi dell'albo pretorio online. Il servizio di natura domiciliare, denominato Non più soli, prevede azioni in favore di 180 anziani, 60 per ogni annualità, suddivisi nel territorio distrettuale, che comprende Mazara, Vita, Salemi e Gibellina. In totale a Mazara saranno 105, 35 per ogni anno, gli anziani ultra 65 anni che potranno essere assistiti.
Il servizio garantisce attraverso 10 operatori specializzati le seguenti azioni: aiuto nel governo dell'alloggio e nelle attività domestiche come riordino del letto e della stanza, pulizia generale dell'alloggio, aiuto nella preparazione dei pasti, aiuto nell'igiene e cura della persona, accompagnamento dell'utente per eventuali visite mediche, visite ad amici e familiari per la frequenza di centri socio-ricreativi. Il servizio di assistenza domiciliare per ciascun anziano assistito dovrà essere espletato per 3 ore settimanali, salvo casi particolari di emergenza assistenziale. L'intervento economico ammonta per l'intera triennalità ad un totale di circa 549.000 euro. Uno spazio di giochi e di divertimenti che contribuirà a rendere più leggeri i momenti di degenza per i piccoli ricoverati nell'ospedale di Marsala. Verrà inaugurata martedì 23 giugno alle ore 12 la ludoteca del reparto di pediatria del presidio ospedaliero Paolo Borsellino di Marsala in Contrada Cardilla. L'iniziativa è frutto della collaborazione fra l'ASP di Trapani, l'ospedale Paolo Borsellino, il Consorzio Siciliano di Riabilitazione della Città e l'Associazione Socioculturale L'Isola Onlus. La ludoteca verrà attivata infatti grazie ai fondi messi a disposizione dal Centro di Riabilitazione per Disabili CSR di Marsala, che ha deciso di devolvere una cospicua somma per garantire il funzionamento della ludoteca. Il progetto della durata annuale verrà realizzato attraverso il personale dell'Associazione L'Isola Onlus, specializzato in clown terapia ed attività ludiche. È iniziata presso la Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo l'affluenza dei giovani partecipanti alla 7ª edizione del progetto denominato Campo Giovani 2015, organizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, in collaborazione con la Marina Militare, il Corpo delle Capitanerie di Porto, i Vigili del Fuoco e la Croce Rossa Italiana. Questa settimana a varcare le porte della Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo sono stati 7 giovani di età compresa fra i 15 e i 22 anni, provenienti da varie città italiane. Dopo il benvenuto del comandante capitano di fregata Davide Accetta, è stato illustrato ai partecipanti il programma settimanale. I ragazzi saranno impiegati in varie attività amministrative, operative e culturali organizzate dal personale della Capitaneria di Porto. Oltre a momenti di formazione teorica, sono previste anche delle uscite di esercitazione con i mezzi navali in dotazione alla dipendente guardia costiera. E sempre questa mattina nella Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo è stata presentata l'operazione Mare Sicuro 2015, il servizio. Sì, certo, noi come ogni anno effettuiamo questa attività che si chiama Mare Sicuro, che viene svolta a livello nazionale e ovviamente anche a livello locale ci vede impegnati proprio al 100% con il nostro personale sia a terra che in mare. Il numero blu, che è il 1530, ci aiuta tantissimo nello svolgimento delle operazioni di soccorso, perché ci consente di agire con tempestività che è di fondamentale importanza nell'espletamento dell'attività di soccorso. Essendo noi responsabili del corretto, diciamo, svolgimento dell'attività di soccorso, possiamo dare, ovviamente dobbiamo interagire con eventualmente con i bagnini che intervengono e dare le indicazioni corrette affinché tutto si risolva positivamente. L'organizzazione del Mare Sicuro viene svolta, come abbiamo detto poc'anzi, in due fasi. Una prima fase che vede appunto l'attività di prevenzione, di informazione, di sensibilizzazione di tutti gli operatori, e una seconda fase che invece è proprio quella più operativa, che vede l'impiego dei mezzi sia nautici che le pattuglie a terra, che quotidianamente, soprattutto nei fine settimana, a cavallo proprio dei weekend, ma a cavallo di Ferragosto, ci vedranno impegnati al massimo, insomma. Quali sono le zone più sensibili della nostra costa nelle quali la Capitaneria di Porto interviene? Guardi, sono un po' tutte sensibili, comunque certamente quelle che vedono un maggior afflusso di bagnanti sono la zona di Tonnarella e di Selinunte. E proprio infatti in quest'ottica noi dislochiamo una pattuglia sia a terra che un gommone nella zona, siamo ospiti del CNR a Torretta Granitola, in modo da essere più prossimi alle zone di maggiore afflusso di bagnanti. Dal prossimo 10 luglio avvicendamento al comando della Capitaneria di Porto di Mazara. Il capitano di fregata Giuseppe Giovetti, proveniente dalla Capitaneria di Castellammare di Stabia, prenderà il posto del pari grado Davide Accetta, che probabilmente andrà a ricoprire un ruolo importante nella compamare di Siracusa. Davide Accetta, 46 anni, di Catania, dal 2010 è in servizio presso la stessa Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo, dove per diversi mesi ha ricoperto il ruolo di vice. Poi dal febbraio 2012
amici, è divenuto proprio comandante della locale capitaneria di porto. Mazara non rientra fra le 12 città con percorsi turistici religiosi finanziati dalla regione siciliana. A sollevare la questione è stato l'Istituto di Ricerca Il 2000, il servizio. La regione siciliana ha selezionato, finanziato con fondi europei e inserito nel mercato internazionale 12 città per percorsi turistici religiosi. Mazara del Vallo non c'è, non ha partecipato al bando. Lo afferma in una nota l'ex sindaco Nicolo Vella, presidente dell'Istituto di Ricerca Il 2000. Vella centra la sua attenzione su San Vito, santo a cui la città dedica due chiese. Una in urbe, secondo tradizione, sui ruderi della sua abitazione, l'altra in riva al mare, dove il giovinetto si imbarcò per Roma. Una reliquia si trova nella Basilica Cattedrale di Mazara. Papa Giovanni Paolo II riconfermò la mazaresità di San Vito nell'omelia del viaggio apostolico a Mazara nel 93. In alcuni anni del recente passato, Mazara del Vallo ha saputo assumere un ruolo di rilievo nei festeggiamenti per San Vito. Invitati partecipavano sindaci con confalonieri municipali di paesi e città dell'Alto Adige alla Sicilia. L'Istituto del 2000 sprona a non ritardare la scelta di partecipazione al secondo bando della regione. Mazara, secondo il 2000, può assumere un ruolo adeguato nel turismo religioso di fascinazione. Il ricordo del passato è utile a conoscere le proprie radici. Mazara, conclude Vella, è orgogliosa del suo concittadino San Vito Martire, immagine sacra, protettiva dei pescatori. Questo orgoglio si respira nel festino con la processione a quadri viventi sulla vita del santo e nell'imbarco del simulacro. Secondo un progetto del 2000, Mazara potrebbe essere meta privilegiata del turismo religioso incentrato su San Vito. Il comune, di concerto con la curia vescovile, mette in mano al progetto di itinerario turistico religioso legato alle grandi possibilità artistiche, culturali e paesaggistiche della città della diocesi. L'occasione per presentare questo itinerario religioso, anche in termini di proiezione, è il festino di agosto. Poi la strategia del progetto va spiegata nella edizione del Salone Mondiale del Turismo Città e Siti Patrimonio UNESCO, che si terrà prossimamente a Padova. E Fleuro Geghi, la vincitrice della 12ª edizione del Premio Letterario Internazionale Giuseppe Tomasi di Lampedusa. La scrittrice, nata in Svizzera ma residente in Italia, si aggiudica il riconoscimento con l'opera dal titolo Sono il fratello di XX. La cerimonia di premiazione si svolgerà sabato 8 agosto alle ore 21 in piazza Matteotti a Santa Margherita di Belice, sul palco della Città del Gattopardo. Insieme a Fleuro Geghi anche il grande cantautore Franco Battiato. La giornata internazionale del rifugiato, indetta dalle Nazioni Unite, viene celebrata il 20 giugno per commemorare l'approvazione nel 1951 della Convenzione sui profughi da parte dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Anche quest'anno verrà celebrata a Castelvetrano con due iniziative, patrocinate dall'amministrazione comunale ed organizzate dalla cooperativa Insieme, in collaborazione con la Folgore Selinunte e lo SPRAR, Sistema di Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati. Oggi, giovedì 18 giugno, si terrà una partita di calcio al campo alternativo Franco-Lombardo di Via Giallonghi dalle ore 17 alle ore 19. Venerdì 20 giugno invece dalle 10 sarà attivo presso i locali della cooperativa Insieme di Via D'Alessi uno stand informativo sulle attività del progetto SPRAR ed una mostra fotografica appunto prevista sull'argomento, mentre la sera dalle 19 ci sarà uno stand con la degustazione della cucina etnica ed esibizioni musicali. Mazara invece si prepara alla festa religiosa della Madonna del Paradiso. La processione della discesa avverrà mercoledì 8 luglio, mentre i festeggiamenti si concluderanno domenica 19 luglio. Ma ascoltiamo un frammento di un'intervista rilasciataci da Padre Fullone e da Giovanni Acaro, che verrà trasmessa integralmente questa sera sulla nostra rete a partire dalle ore 21. Oh, e allora ci rivolgiamo a noi, alle famiglie, ai mazzaresi. Vedete che noi, per poter fare i giochi d'artificio, l'illuminazione e la banda musicale, c'è bisogno di una certa cifra. Ormai tutto ha un costo, non c'è niente da fare. Aiutateci, perché, signori miei, la Madonna, ripeto ancora una volta, non è solo di chi voi vedete in televisione. La Madonna appartiene alla città di Mazara, cioè significa a tutti. Insomma, occorreranno
per dire una cifra, 20.000 euro. All'incirca. Volevo riprendere il contesto che diceva il giovane. L'anno scorso abbiamo avuto all'incirca 120 giovani che in un modo e in un altro hanno concorso affinché questi momenti di aggregazione, queste processioni si svolgessero per me. Quest'anno abbiamo esteso anche l'invito ai giovani delle altre parrocchie. Anche in questo momento io mi rivolgo pure a voi, giovani, pure a famiglie. Da noi c'è la possibilità di essere accolti e di trovare un vostro posto per la collaborazione. Venite, formiamoci e poi nel medesimo tempo stabiliamo il ruolo che abbiamo. Quindi lo dicevo, i nostri ragazzi con le altre ragazze, le ragazze delle altre parrocchie, hanno dato un buon aiuto, non che possiamo nascondere, l'hanno dato e con molto sacrificio. Allora ora volevo richiamare alcune cose. Dicevi le date ed è giusto che le persone lo sappiano. Allora, l'8 di luglio è la discesa della Madonna, viene richiamata discesa della Madonna perché la prima volta che la Madonna scese in cattedrale fu portata alla Casa Santa in cattedrale. La gente da quel momento in poi ha chiamato discesa e noi abbiamo continuato in questa edizione. Allora, l'8 luglio, giorno 8 luglio alle ore 19. È sempre mercoledì. Però. Sempre di mercoledì, sì. Che va alla seconda domenica di luglio. E allora verrà il vescovo alle ore 19 e celebrerà la Santa Messa, quindi in modo solenne iniziamo. Poi subito dopo una preghiera di inizio di processione, dalle ore 20 la portiamo in cattedrale. Il percorso è molto semplice, via Madonna in Paradiso, via Vittorio Veneto, Corso Umberto, piazza Mocarta, via San Giuseppe, cattedrale. Boom di visitatori alla fiera Arco Inn di Trapani e grande successo in particolare per il villaggio dedicato allo street food. Per quanto concerne gli spettacoli, questa sera alle 20.30 sarà la volta del cabaret con Matranga e Minafò. Sabato sera invece toccherà alla musica con il noto gruppo dei Tinturia. A Lupita piaceva stirare. Dopo il grande successo di Dolce come il cioccolato, Laura Esquivel, la più grande scrittrice messicana, ci regala la storia di una donna dalla voce indimenticabile e potente. Un inno alla vita, ma anche una dichiarazione d'amore per la propria terra. La lotta di una donna forte, sensibile e guerriera. Fuori, Città del Messico, spende dalle luci della notte e il rumore della città si leva alto. Lupita non vuole sentire, ha chiuso tutte le finestre, ha abbassato tutte le tende, vuole stare sola e cercare di non pensare. E l'unico modo in cui riesce a farlo è stirare, perché le ricorda sua madre e la felicità di quando era bambina. Ma quei tempi sono ormai lontani, Lupita è diventata una poliziotta e oggi ha fallito nel compito che le era stato affidato, proteggere un politico durante un trasferimento. Adesso la sua vita è in pericolo perché durante la missione Lupita ha visto qualcosa che non doveva vedere. Per salvarsi deve indagare e trovare i reali colpevoli, anche se questo rischia di riaprire le ferite del suo cuore. Ma solo così, forse, potrà riaffacciarsi alla vita e all'amore. Fumisteria. Il primo romanzo di Fabio Stassi, vincitore del premio Vittorini 2006 per il miglior esordio. Il cadavere si trova riverso nell'acqua della fontana, sulla strada della chiesa madre, in modo che tutti lo vedano. È Rocco La Paglia, giovane comunista ex partigiano. Nel cuore di questo romanzo è il concreto, umano significato della strage di Portella della Ginestra del 1947, quando il bandito Giuliano, su mandato di oscure potenze e chiari interessi, sparò sul primo maggio dei contadini della Sicilia occidentale, uccidendo e ferendone a decine per fermare la lotta per la terra e spezzare il movimento delle sinistre. Azrael, Pierluigi Porazzi. Un misterioso assassino è pronto a colpire utilizzando lo stesso modus operandi del Teschio, il serial killer che agiva coperto da un'inquietante maschera che gli è valsa il soprannome. Ma il Teschio è stato catturato e attualmente è rinchiuso in un carcere di massima sicurezza. Allora chi si nasconde dietro la maschera del killer?
Questo è l'interrogativo a cui sarà chiamato a rispondere Alex Nero, insieme alla squadra di investigatori con cui ha già collaborato nelle precedenti indagini. Un giorno perfetto per innamorarsi di Anna Premoli. Kayla Davis è una donna metropolitana. Di New York ama tutto, il traffico, il caos, le folle. Kayla aspira a diventare un'affermata giornalista. L'occasione arriva quando il suo capo decide di mandarla in una sperduta cittadina dell'Arkansas per preparare un pezzo di rilievo nazionale su un argomento del tutto particolare. Kayla coglie al volo la proposta e, abbandonata l'amata New York, prova a inserirsi nella vita di Herbert Springs. Castelvetrano ha ricevuto lo scrittore Aldo Pera, che sta riscuotendo un notevole successo con il suo libro d'esordio Pittata d'argento, che è stato pubblicato per i tipi della casa editrice Italic Pequod e che nelle scorse settimane è stato presentato anche al Salone del Libro di Torino. Pera, laureato in lettere e filosofia, vive e lavora a Marinella di Selinunte ed è al suo romanzo d'esordio. Ambientato nella Sicilia degli anni 60 e 70, è un romanzo dagli echi verdiani che parla di valori imprescindibili come l'amicizia tra due giovani appartenenti a due diverse classi sociali e delle vicissitudini, anche amare e drammatiche, che li vedranno coinvolti in anni difficili come quelli dove la ferocia e la violenza non erano risparmiate. Ed eccoci giunti al momento dello sport. Questa mattina conferenza stampa a Trapani, nei locali della FIGC, per la presentazione del torneo nazionale di calcio giovanile categoria esordienti 2002, denominato Salemi Capitale d'Italia Unita, al quale parteciperanno squadre di Salemi, Trapani, Mazara, Castellammare del Golfo, Castelvetrano, Alcamo ed anche alcune squadre della provincia di Palermo. Il torneo prenderà il via il prossimo 25 giugno. Ancora una grande impresa dell'SD Morgana Nuoto Mazara nella gara internazionale svoltasi a Camarina in provincia di Ragusa. La società mazzarese, con i suoi due atleti Alessia Licari e Daniele Giardina, entrambi di 7 anni, ha portato a casa ben 7 ori ed un bronzo, ribadendo ancora una volta la supremazia nella categoria esordienti C, che li vede ai vertici delle classifiche siciliane. Soddisfatti i due istruttori Nicola e Vito Romagnosi per gli ottimi risultati cronometrici ottenuti. Cala ufficialmente il sipario sulla stagione pallavolistica dell'associazione Caos Clan di Mazara del Vallo. Dopo la vittoria del titolo provinciale ad opera delle ragazze categoria Under 12, ieri sera è arrivato il rompete le righe con una conviviale che ha coinvolto atlete, genitori, tecnici e dirigenti della società. Una serata che testimonia ancora una volta come lo sport, quello fatto con passione, sia il più grande veicolo di aggregazione sociale. La stagione adesso proseguirà con i campionati di beach volley in programma nelle principali spiagge della provincia. Questa era la nostra ultima notizia, grazie per averci seguito, appuntamento a domani, arrivederci.